Questo è più buono. Io prendo un po'. Questo che cos'è? ASMR il mare. Poco arriva fino a qua, diventa sempre più grande. Poi ci sono le persone incivili, degli stranieri che buttano le carte e le cannucce al mare, cioè proprio dentro. Guardate, ce n'erano altre ma non sono riuscita a prenderle. Comunque è una vergogna perché hanno inquinato il mare. E c'era di tutto e di più. Prima era pulito, invece adesso sono arrivati tutti questi stranieri che hanno buttato dentro di tutto e di più. Non ho parole. Oggi è nuvoloso, sono le 12. Poco si mangia. Tra poco si mangia. Che paninozzo. Paninozzo. Si mangia. Thank you.
voglio fare la foto, ma in mezzo. Che schifo. Dobbiamo fare una foto. Quante scale. Mamma mia. Pensavo che diceva me. Puzza di incenso. Ma è grandissimo. Wow. Cosa sono quei cosi lì? No, non sono tutti uguali. Sono diversi. Thank you.
dove sono io, sì. Sono copi. Julia, hast du noch Kleingeld? Faccio tutto quello che vuole. Five minutes. It's okay? Dove? Ah, eccolo! You look away, me? Verleten. Si vede male. You open. No, si vede. C'è gente. Ok. Arrivati in hotel. Allora, altri souvenir, ovviamente, perché non mancano mai, tranne questo. Spero che le clip sono venute bene, perché dovrei vedere poi al montaggio. Sono tantissime clip. Comunque, allora, questo sacchettino Big Dubai. Ancora sto a Dubai, non so perché c'ho in mente Dubai. Comunque, Big Dubba. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso velocemente, ma... Allora, questo, vabbè, non è mio, per cui lo posso far vedere. L'ha preso lui. Vi faccio vedere cosa ha preso. È una camicia. Ho scritto Thailandia Beach, blu, fatta così.
Mi piaceva nera, ma non c'era la sua taglia, allora alla fine ha preso questa blu, che è molto carina. Anche se mi sembra che era meglio quella con l'elefante, non lo so, devo ancora vedere. Comunque, questa camicia leggerissima, che è molto bella. Lui ha preso questa perché ha trovato questa. Non mi ricordo quanto l'abbiamo pagata, ma dovrebbe essere sui 150 baht, credo, non mi ricordo. 300 baht, 4 euro? 8 euro per questa camicetta. E poi questi souvenir, ovviamente per me. Ve le faccio vedere velocemente. Questo qui, questo, tirato via il prezzo. Questo, questa campanellina qui, 100 baht, 3 euro. E questo, che ovviamente non ve lo posso far vedere, è il Buddha con la mano. E non so se posso portarlo, perché, a parte che pesa. Comunque non so se me lo farà passare in Italia, perché in teoria il Buddha non si può portare. Per cui spero che questo verrà a casa con me e che non ho speso 6 euro per niente. Non so se farvelo vedere prima che non passa la come si chiama? Io ve lo faccio vedere, perché se per caso non passa, almeno praticamente questo qua, Buddha con la mano, con scritto Thailandia, l'ho pagato 200 baht. È pesante. Però spero che me lo fanno passare in aeroporto e che non hanno da dire, perché sennò sono 6 euro buttati per niente e molte cose. È molto bello, sinceramente. E praticamente questo è stato lo shopping e il nuovo, diciamo, abbiamo cambiato perché era nuvoloso e sinceramente volevamo fare qualcosa di diverso. Alla fine siamo andati in un posto che era praticamente questo qua. Domani c'è l'escursione, dopodomani l'escursione, e poi cercheremo di fare altre cose in questi 2 giorni, perché poi abbiamo martedì, che martedì, l'ultimo giorno, saremo tutto il giorno al mare, ovviamente. Per cui faremo questi 2 giorni che verranno, che è domenica e lunedì, con escursioni e qualcosa di diverso, qualcosa da andare in giro a cercare posti, non so, belli, diciamo. Niente, andiamo a mangiare e io mi devo solo vestire, perché ho questa maglietta qua che ve la farò vedere nel video dello shopping, e con i leggings, perché giustamente non potevi entrare senza, cioè se non eri coperta. E allora alla fine ho messo questi qua, che sinceramente sono ottimi. Mi vesto, perché la doccia l'ho fatta prima, per cui non siamo andati al mare. Mi vesto, andiamo a mangiare, poi andiamo a fare altro shopping e vediamo altre cose. Siccome i negozi sono tutti uguali, è inutile che riprendo sempre le stesse cose. Per cui ve lo dico adesso. Ci vediamo dopo. Thank you.
qua grande. Sembra marmellata, ma non lo è. Sembra. Ciao. Cosa ciao? Dovevamo andare a letto presto, invece sono le 11 e domani c'è l'escursione. Alle 4:20 c'è la sveglia. Che bello, 5 ore di sonno. Oh mamma, mi hai fatto in vita mia. Come niente. Yeah, così che bello. Così va. Niente, abbiamo fatto shopping, ma non tanto perché non volevano abbassarci il prezzo. Hanno la testa dura e allora non c'è verso. Lì andiamo in hotel. Perché stiamo correndo? Non l'ho capita. E anch'io. Anch'io devo andare. C'è questo bar che tutte le volte alla sera sta aperto fino alla 1:30-2 di notte con la musica bella. Comunque è la 444. Arrivati. Fai veloce perché devo andare anch'io in bagno. Intanto faccio vedere gli acquisti. Gli altri acquisti, perché questi non riesco a farveli vedere tutti nel vlog, nell'altro video, perché guardate lì quanti sacchetti e ce ne sono altri in giro. Per cui vi faccio vedere quelli che ho preso, che così almeno non sono tanti. Allora, ho preso questo quadretto fatto a mano, ne ho presi tre, uno per me. No, quattro, uno per me, uno per mia mamma, poi vabbè, per degli amici. E ho preso questo qua, Phuket Thailandia, ha fatto a mano con gli elefanti, è troppo bello. Questo l'abbiamo pagato 10 euro, anche se è un po' troppo. Poi ci sono questi, sono tre magliette a 23 euro e voleva 40, ma siamo riusciti a farne di meno, a abbassare il prezzo. Che è uno, è questo, la maglietta della Ferrari che gliel'ho presa per mio padre, che è molto bella. Un'altra maglietta della Nike finta, ovviamente, ma qui dicono che è vero, ma sono dettagli. Questa qua gliel'ho presa per mio fratello. Poi c'è questa della Gucci, finta, anche questa. Ma il bello è che c'è scritto Made in Italy. Cioè, l'ho visto adesso. Made in Italy. Cioè, ma ti rendi conto? Della Gucci, che è molto bella, ma è tarocca. Cioè, 23 euro, tre magliette, che sono tutte false. Non sono vere, perché se le metti nella lavatrice, le lavi dopo un bel po', cioè, queste cose qua vanno via come niente. Cioè, a me fanno ridere queste cose qua. E questi sono stati gli acquisti di oggi, perché, ripeto, non riesco a farvele vedere tutti nel video, perché poi dopo diventa troppo lungo.
E allora qualcosina ve le faccio vedere anche nei vlog. E niente. Adesso metto a posto la mia borsa. Ho a giro i leggings perché non ce la facevo più. Gonna e maglietta nera normale. Adesso me ne vado a letto perché giustamente domani ci sarà una bella giornata, che praticamente dobbiamo svegliarci alle 4:20 e alle 5:20 ci vengono a prendere per andare praticamente a fare l'escursione dalle 5:20 fino alle 3 del pomeriggio. Vabbè, alle 3. Comunque vi tengo aggiornati. Ci vediamo domani. Questa è la batteria che devo caricare. O è già carica per il mio telefono perché mi ruba sempre il caricatore. Allora io devo usare la batteria per colpa sua. Guardate. A domani.